concluso l'ottava giornata di Fantacalcio, andiamo a fare il punto su quali sono stati top e flop 11. Partiamo dal top 11, con le due della grafica, consiglio voto 7, De Hernandez e Demiral 8, Anzalone 9,5, Spinazzola 7,5. A centrocampo De Paul 10, Mkhitaryan 13,5, Topsy 9,5, Tridente delle Meraviglie, Ronaldo 13,5, Lukaku 15, Ibrahimovic 14. Passiamo invece ai flop 11, quindi quali sono stati i giocatori più scarsi di questa giornata. Sirgo voto 2, Biraghi e Marrone voto 4, Regini 2,5, Di Lorenzo 4,5. Centrocampo Pasalic e Locatelli voto 5, Bakayoko 4. In attacco Ilic, Giopedro e Quagliarella, tutti e tre, a con 5 in pagella. Ma andiamo a vedere un po' come si sono comportate le nostre profezie, quindi se si sono avverate o meno. Partiamo dalla top 11, quindi i giocatori che avevamo consigliato, gli 11 che avevamo consigliato per questa giornata. Abbiamo preso la doppietta di Mkhitaryan e il gol di De Paul. Purtroppo ci ha spiazzato Handanovic, ci aspettavamo un Inter contro un Torino rimaneggiato da molte assenze, purtroppo l'Inter si è beccato due gol. Passiamo invece ai low cost, i giocatori low cost che abbiamo consigliato per questa giornata. Abbiamo preso il gol di Orsolini, l'assist di Demiral e ci ha spiazzato Mirac. Ci aspettavamo che Gasperini avrebbe dato minutaggio questa partita di questa giornata, però purtroppo siamo rimasti a bocca asciutta. Infatti Mirac ha giocato pochissimi minuti nel finale della partita. Andiamo a vedere invece quali sono stati gli sconsigliati, quindi i giocatori da non schierare per questa giornata, e qui possiamo dire che li abbiamo presi tutti, perché Sirgo e Sirpa già portiere, tutti quanti non sono andati a bonus, anzi ci sono stati vari malus e moltissime insufficienze. Questo quindi è quel punto sui top flop 11 dell'ottava giornata e su come sono andate i nostri consigli. Mi raccomando a seguirci sui nostri social e sul nostro sito tuttofantacalcio.it.